Una giornata dedicata ai giovani, a loro, al mondo dello sport. Noi riteniamo come banca che sia veramente fondamentale dare un proprio contributo alla comunità e a questi ragazzi, aiutando e contribuendo al programma di diffusione di educazione finanziaria delle scuole, proprio perché per loro è un tema fondamentale gestire anche per il proprio futuro i propri risparmi, che speriamo siano importanti anche magari grazie alle prestazioni calcistiche. I principi di cittadinanza economica e dell'uso consapevole del denaro spiegati a 100 giovani calciatori dell'Arezzo. Per avvicinare le giovani promesse del calcio aretino ai temi dell'economia, l'Arezzo, l'Ubibanca e la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e Risparmio hanno organizzato nella sala conferenze arbitri dello Stadio Città di Arezzo Economia a Scuola, lo spreco illogico, un evento che fa parte del vasto programma di educazione finanziaria che Ubibanca realizza in collaborazione con FEDUF. L'iniziativa è un esempio di come soggetti diversi possano lavorare insieme per diffondere una nuova cultura di cittadinanza economica tra i giovani, una competenza indispensabile per affrontare il complesso scenario socio-economico in cui tutti ci muoviamo. Mai è risaputo chi ha la fortuna di accedere, la bravura al mondo del professionismo, ha l'opportunità di guadagnare ingenti risorse in tempo molto veloce, ma allo stesso tempo, se non è in grado di gestirle, queste risorse le può anche sperperare e depauperare velocemente. Quindi è molto importante dare loro questi messaggi. E d'altra parte c'è anche chi tra loro magari non avrà un grandissimo successo per mille motivi, deve crearsi un'alternativa, quindi deve comunque curare la scuola e le tematiche legate al risparmio e all'economia. E noi abbiamo una divisione dedicata che a livello nazionale si occupa di, insieme alla Fondazione per l'Educazione Finanziaria e Risparmio, di erogare percorsi di educazione e, oltre a percorsi didattici, organizziamo durante l'anno tantissimi eventi con le scuole, con l'università. E l'anno scorso, per fare un esempio, abbiamo incontrato circa 6.500 ragazzi. Per noi è una bella finalità quella di dare in qualche modo un sostegno, estendere le nostre competenze e conoscenze a questo pubblico di giovani, con la finalità di accrescere la loro consapevolezza nella gestione del denaro. E poi consentitemi una cosa, di essere anche abbastanza orgoglioso, nel momento in cui ieri abbiamo visto sul Corriere della Sera che questo tipo di servizio, questo tipo di obiettivo l'abbiamo fatto con la Juventus, con l'Atalanta e con l'Arezzo. Quindi è motivo di grande soddisfazione e questo sta anche a testimoniare quanto la banca è attenta a questo territorio. L'uso consapevole del denaro è importante anche per un presidente. Direi che bisognerebbe prendere tante lezioni. Vabbè, una battuta, oggi è una... A parere mio una pagina importante, una bellissima iniziativa per tutti questi giovani e quindi penso che Ubi ha fatto una bella cosa a fare questo discorso sulla cultura finanziaria, che specialmente per gente giovane è importante capire i risparmi, come gestirli e gestire un po' tutto il denaro. Come si fa a trasmettere un messaggio di questo tipo, no, il rapporto tra denaro, giusto rapporto anche con il denaro, a ragazzi così giovani? Ma ci sono chiaramente diverse scalette di linguaggio, giochi interattivi, role playing, quindi dando esempi e mettendoli magari anche in gruppo e questa sera attraverso una spettacolarizzazione dei concetti probabilmente per loro è più facile raccogliere i nostri messaggi e che gli rimangano impressi.